Mirata, è un piacere incontrarla, da un po' non ci si vedeva, è uomo di calcio, sempre e comunque. Ma sicuramente nel calcio è importante esserci, è importante avere la possibilità di avere una continuità nell'aggiornarsi sempre, per cui fa anche piacere quando si va a vedere qualche partita incontrare persone che magari da tanto tempo non trovi. Il suo nome è stato fatto spesso in questo inizio di stagione, legato e relegato, magari appoggiato al Gela e ad altre squadre, ma quanto è stato e c'è stato di vero in tutto questo giro di nomi o giro di panchine? Ma qual è stata la vera società che comunque con lei ha avuto un contatto e non soltanto telefonico? Ma nessuno, perché io ho vissuto una situazione difficile in famiglia, per cui da 2 anni che per scelta di vita mi sono dedicato alla famiglia, e da qualche settimana che sto di nuovo girando per i campi di calcio per aggiornarmi e tenermi sempre informato. Quindi è ritornato a scuola di calcio? Ma sicuramente senso. È importante, non si smette mai di imparare. Senta, partendo dal Palermo, no? Com'è? Il Palermo? Il Palermo è sicuramente è una squadra che è alla ricerca della sua identità in questo momento, lo sta cercando di farlo nel miglior modo possibile, anche se in questo momento della stagione le cose non appaiono molto facili. La sensazione è che Zamparini non voglia più spendere soldi, è questa, anche per quanto riguarda il tipo di mercato che ha fatto, il tipo di Fagiano come direttore sportivo, più alla ricerca del colpo in silenzio, senza proclami, senza spendere. Magari questa operazione di vendita di società è un po' questo lo stato. Ma io ti posso dire che ho lavorato per un paio di anni con Zamparini, lui è una persona molto molto corretta, ha cambiato Palermo, ha cambiato il modo di essere, lui ha portato il culto del lavoro, ha portato il rispetto delle regole, cose che in passato non esisteva, ha fatto grandi cose negli anni passati. In questo momento sicuramente non sta attraversando un momento molto felice il Palermo dal punto di vista calcistico, mi auguro che si possa ritornare ai fasti di una volta. Senta, 4 squadre di Lega Pro siciliane, è un grande spettacolo o realmente è un cambio generazionale? Ma io penso che è un cambio generazionale, perché ogni anno viene su sempre qualche squadra che meno te l'aspetti, mentre altre fanno fatica a mantenere la categoria. Per cui mi auguro, e tipo sempre per le squadre siciliane, che possano far bene tutte. E Serie D, Leonzio, oggi in campo in Coppa Italia, però io la porto in un... Ma questo time out è da abolire, cioè è bruttissima sta cosa del time out in campo durante i 90 minuti, no? Ma guarda, io invece la penso diversamente. Il time out fatto in questo momento della stagione, dove le temperature sono molto alte, abbiamo visto oggi anche nella partita di oggi come tanti ragazzi sono stati costretti ad andare a terra con i crampi, e malgrado i 30 e passa gradi oggi c'è stata una partita godibile dal punto di vista sia tecnico che anche fisico, però alla fine negli ultimi 15 minuti gli atleti in campo hanno fatto un po' di fatica, per cui il time out in queste circostanze credo che sia... I gol non fatti poi li paghi, la Leonzio ha sbagliato tanto nel primo tempo e poi ai rigori è stata un'idea diversa, insomma l'errore dell'espulsione del portiere ha portato a puntoriere a difendere i pali. Se devi far gol li devi fare, no? E allora c'è da dire una cosa, che gli intendimenti di base delle due squadre erano opposte. La Leonzio ha desiderato la vittoria più della San Gallaldese, mentre la San Gallaldese ha giocato in chiave prettamente difensiva per poi dare fastidio ai contropiedi. Entrambe le squadre le ho viste squadre ben organizzate nel gioco, ma anche nei giocatori che sapevano quello che dovevano fare. Il torto della Leonzio di oggi è stato quello di non aver capitalizzato tutte le opportunità che ha creato. Non dimentichiamo che in 10 ha preso anche una traversa. Poi giocare in 10, andare ai calci di rigore con un portiere che non era portiere, è normale che la squadra avversaria venga avvantaggiata. Senti, lei ama lo sponsor? È sponsor di se stesso o la meritocrazia? No, io ho sempre fatto bene nella mia vita, perché ho sempre usato la meritocrazia. La meritocrazia non sbagli mai, sia all'esterno che all'interno dello spogliatoio. Non dimentichiamo che lo spogliatoio è una cosa sacra. Là si creano i principi di disponibilità sociale, di collaborazione, di senso di amicizia, che poi alla fine
diventano fra squadra e allenatore, diventa un corpo unico, è lì che costruisce il tuo avvenire, perché non dimentichiamo che l'avvenire dell'allenatore è sempre nelle mani dei calciatori, perché mette la tua vita nella loro mano. Per cui in queste categorie io dico sempre che oltre ad essere un bravo allenatore deve essere anche un bravo mental coach, perché deve entrare nella mente dei tuoi calciatori. Lei allora a questo punto cosa vorrebbe fare? Ritornare a fare l'allenatore? Alla ricerca di una panchina, oppure può diventare anche, perché no, un ottimo maestro, un guru del calcio. Ma quindi anche mediatico. In questo momento io quello che so fare meglio è allenare. Spero di riuscire a ritornare ad essere di nuovo protagonista in un campo di calcio, per cui mi auguro che quanto prima possa rimettermi a lavorare. Io me lo auguro, perché per me è importante.